Arriviamo anche alla Winter's Trophy, ricorderete la gara che venne sospesa nel Ponte dei Morti che si corse ai Maronti. Venne sospesa perché non furono accese le luci, ma carenza di illuminazione. Questa è la motivazione che portò l'organizzazione a rinviare questa competizione. E la fase finale si è giocata proprio quest'oggi. Andiamo a scoprire assieme chi ha vinto. È stato Michele Castaldi sulla Red Bull, secondo posto invece per Giorgio Matra sulla Calimera Speed. Sul gradino più basso del podio vi è la Team Giamaica di Dario Maltese, quarto posto per la Calitto Racing Team di Vitaliano Polito. Il vincitore Michele Castaldi aveva già vinto le Winter Trophy nel 2008, inoltre aveva vinto a Panza il trofeo Gilles Villeneuve nel 2006. Oggi si sono disputate solo le fasi finali con 16 concorrenti perché, come ho detto, il 30 ottobre vi è stata la sospensione per carenza di illuminazione. Ci sono stati due contatti pericolosi, uno nei quarti con Giorgio Matra che stringeva il muro i carrocci di Michele Castaldi e Paolo Romeo. I tre giudici di gara, ovvero Luigi Robini, Guaracino e Calise, decidevano di non squalificare Giorgio Matra e a farne le spese è stato Paolo Romeo, pur se svantaggiato, l'azione scorretta. Tra poco vedremo l'amazzone nel video. In semifinale Emanuele Romano andava in testa coda affermando di essere stato toccato da Vitaliano Polito. Anche questa azione la vedremo nel video. I giudici di gara correttamente affermavano che non c'era stato contatto e Romano aveva una reazione che portava alla rissa e alla momentanea sospensione della gara. Notizia che non vorremmo mai darvi. I tre giudici decidevano di annullare la gara, ma il presidente della GDC, Giuseppe Calise, anche considerando richieste del pubblico di continuare, decideva di far svolgere la finale. Nella finale da segnalare solo un principio di testa coda di Giorgio Matra e difficoltà nelle ultime curve di Vitaliano Polito. Tra le persone del pubblico dell'associazione GDC, molti commenti sulla necessità di vietare la partecipazione a concorrenti che sistematicamente, se esclusi, polemizzano e addirittura causano la rissa e l'interruzione della gara. Bene farebbe il direttivo dell'associazione a decidere di allontanare questi soggetti dalle manifestazioni, piuttosto di rischiare di annullare le corse, come stava avvenendo oggi. Ed è un pensiero assolutamente condivisibile. Vi ricordo, prima della clip di Vito Barna, che ci fa vivere i momenti salienti di queste fasi finali del Winter Trophy, vi ricordo anche il prossimo appuntamento con i carrocci, che è il Succhevo Grand Prix tra 2 domeniche. Anche se, vista la tensione di oggi, c'è un certo pessimismo nel presidente Calese e in altri organizzatori. Vito Barnaba era ai Maronti e ci racconta cosa è successo nelle fasi finali della Winter Trophy. Sono molto fortunato. Ciao a tutti. In quarto posto mi accontento e che mi porto in testa al campionato. E speriamo che a Succhivo lo guidiamo in testa e lo vinciamo questo campionato. Speriamo Sì. prima di tutto di farlo. No, speriamo di farla innanzitutto questa gara di Succhivo. Sono contento di questa gara, la seconda fase di questa gara. Niente, spero di andare bene anche a Succhivo e poi. Come va il campionato? Il campionato abbastanza bene. Temevo per il mio amico Vitaliano, però è arrivato ultimo, mi fa molto piacere. Spero che la prossima gara succedano meno casini. Speriamo veramente che la prossima gara sia diversa da questa, lo speriamo col cuore perché non può succedere sempre queste situazioni che
ogni volta che un concorrente viene eliminato si lamenta. Qui bisogna impararsi prima a perdere e poi a vincere. Quello è il problema.